Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il biancherosso TV Sport. Rieccoci insieme, oggi conferenza stampa del direttore sportivo, perché ora ha il titolo Matteo Scala. Proiezione per il sentitissimo derby Monopoli Bari, sarà comunque una festa dello sport, una festa di calcio, e poi dobbiamo parlare di tante altre cose. Lo facciamo con il tecnico Sergio Notariale. Buongiorno, buongiorno. Noi d'estate mettiamo le Lacoste tutte e due, oggi abbiamo fatto lo stesso colore praticamente, hai visto che roba? Abbiamo una sorta di sintonia. Tu vieni dall'Inghilterra, quindi non sapevo come... Da un'esperienza meravigliosa in Inghilterra, perché ho visto per la prima volta una partita di calcio inglese, devo dirvi che davvero mi ha per certi versi sconvolto, perché è una cosa meravigliosa, meravigliosa, perché è una festa che prende praticamente quasi tutta la domenica. Purtroppo il confronto con il calcio italiano è drammatico, nel senso che noi siamo all'anno zero, lì sono troppo oltre, però poi magari ve ne parlerò, vi farò vedere anche delle foto nei prossimi giorni che ho scattato nello stadio del Tottenham, che peraltro è uno degli stadi più belli d'Europa e del mondo. L'altro mio ospite è un nostro sostenitore, il signor Caffè Creme, lo chiamo io, chiamo Pasquale Bianco. Ciao Pasquale, buongiorno, ben a tutti. Ritrovato. Beh, mentre io ero fuori, il Bari ha continuato a galoppare, perché il Bari sta andando con un ritmo, io dico sempre, se il Bari mantiene questo ritmo, la regina non tiene, per me, fino a questo punto. Cioè noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, cioè cercare di fare quello che abbiamo fatto con Vivarini fino a questo momento, cioè vincere e pareggiare. Ma poi con gli ultimi rinforzi che sono arrivati, penso che veramente dobbiamo ben sperare di passare la categoria. È così. Io sono fiducioso. I rinforzi di gennaio quanto hanno migliorato il Bari? Ci faccio questa domanda perché dico, Bari-Francavilla per molti è stata la partita perfetta, cioè una partita giocata senza nessun tipo di sbavature. Secondo te quanto è stato determinante l'apporto di Maita a centrocampo, Ciofani in difesa, Laribi dietro gli attaccanti? Enzo, hanno alzato nettamente il tasso tecnico della squadra. Il Bari aveva, Vivarini aveva già dato un'organizzazione ben precisa, che il suo merito maggiore è dare un'impronta alla squadra, l'aveva già data in maniera netta. Questi tre rinforzi l'hanno alzato nettamente il tasso tecnico, il tasso di esperienza. Sono giocatori di serie superiore, quindi sicuramente il Bari è migliorato molto. Di questo e d'altro abbiamo parlato oggi con il direttore sportivo del club biancorosso Matteo Scala. Prego la regia di mandare in onda un primo stralcio di quello che ha detto il dirigente biancorosso. Noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, anche perché abbiamo un allenatore molto bravo, molto scrupoloso, molto preparato, con il quale abbiamo condiviso fin dal suo arrivo tutte le scelte e tutte le strategie. Lui aveva chiesto di avere 22 giocatori con il terzo portiere 23 in maniera tale di avere tutte le coppie, e quindi per fare questo noi avevamo pensato di togliere tutti quei calciatori che per caratteristiche non facevano più parte del progetto tecnico dell'allenatore, e ci siamo riusciti. Ma allora intanto mi preme dire che sono arrivati calciatori assolutamente importanti, su tutti cito Laribi, che fino a qualche mese fa ha giocato una finale playoff per andare in Serie A ed ha segnato il gol promozione del Verona. Quindi portare un calciatore come Laribi, che poi di fatto era quello il ruolo che mancava in questo organico, quello del trequartista, sia stato un ottimo lavoro. E poi sono stati presi tutti i calciatori importanti, come Ciofani, che veniva dalla Serie B, Maita è un giocatore tra i top di questo campionato, e Costantino e Pinto sono due calciatori che secondo me hanno caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo, e si vanno ad inserire, a completare i rispettivi reparti nella maniera giusta. Il Bari non è la seconda scelta di nessuno, non è la ruota di scorta di nessuno, quindi noi abbiamo cercato di capire la vera volontà di certi calciatori. Quando abbiamo capito che eravamo la ruota di scorta e che si veniva a Bari solo per soldi e non con le motivazioni necessarie, abbiamo preferito tirarci indietro, perché crediamo che le motivazioni, il senso di appartenenza, l'amore per questa piazza e l'amore per questa maglia siano il primo punto cardinale per poter giocare in questo campionato. Chi vuole commentare le prime dichiarazioni di Scala? Ma no, mi sembrano parole giuste. È chiaro, lui ha difeso il suo lavoro, che onestamente l'ha fatto bene. Innanzitutto io come tecnico dico, è importante aver condiviso quello che ha detto all'inizio, aver condiviso
le scelte con l'allenatore, perché diverse società, specialmente a questi livelli, impongono giocatori ai tecnici, invece il fatto di condividere con l'allenatore determinate scelte, secondo me, è un ottimo punto a favore da parte di Delio Scala. Pasquale Bianco, da dirigente d'azienda, ha insistito molto sul tema delle motivazioni, Matteo Scala, che credo valga persino per un'azienda come la tua. Infatti, ho notato in questa conferenza stampa che c'è lo stesso fervore che c'è in un'azienda quando si parla con i propri collaboratori. Quindi far arrivare persone che vogliono portare avanti un progetto, e quando soprattutto c'è una proprietà solida e che quindi crea la certezza nel calciatore come nel dipendente, che alla fine del mese è salvo il proprio stipendio. Quindi credo che con una proprietà, con un direttore come questo, scuse da parte dei giocatori non ce ne possono essere assolutamente, devono entrare in campo motivati, fare il loro dovere, poi ci sono anche le altre squadre, io dico sempre questo, non è solo il Bari che può aspirare ad andare in Serie B, c'è anche la Ternana, c'è la Regina che al momento pare non perda un colpo. Sì, però su questo parleremo adesso anche con Sergio Notariale e anche con gli amici da casa, perché comunque la Regina ancora una volta domenica un po' ha stentato, ha vinto con un calcio di rigore sul campo della Vibonese. Però prendiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera, sono Ennio da Foggia. Ciao Ennio, ciao. Allora, volevo fare una domanda, alla luce del fatto che appunto la Regina comincia un po' a scricchiolare, si può tentare l'aggancio e vincere lo sto campionato per il Bari? Giusto, eh beh, è quello che... cosa ne pensate? Io ho già detto in tempi non sospetti, se il Bari mantiene il passo Vivarini ce la fa, perché è inverosimile che la Regina come dire, mantenga il ritmo del Bari, perché il ritmo del Bari di Vivarini è un ritmo forsennato, però sostenibile per una squadra con le caratteristiche del Bari. A mio avviso, nel girone di andata la Regina ha fatto qualcosa di clamoroso, al di sopra delle proprie potenzialità stesse, non so se siete d'accordo. Ma ha fatto un girone di andata veramente eccezionale, è impensabile, l'ha detto anche, leggevo una dichiarazione di Taibi, direttore sportivo della Regina, che il girone di ritorno faccia gli stessi punti e faccia le stesse partite. Il girone di ritorno è diverso dal girone di andata, perché molte squadre si devono salvare e abbiamo visto già un piccolo assaggio di quello che dici. Noi battiamo la Sicula Leonzo, sembrava una vittoria come dire, un po' sottovalutata, perché tutti quanti storcevano un po' il muso, 1-0 soltanto con la Sicula Leonzo. La Sicula Leonzo, che è una squadra che è stata rafforzata, ha fatto 0-0 a Terni, quindi già abbiamo un saldo di +2 rispetto a questo scontro diretto con la Sicula Leonzo. Quindi il giro di ritorno è tutta una musica diversa, anche loro lo sanno, a Reggio lo sanno, il direttore sportivo l'ha detto, sarà un giro di ritorno molto diverso, più sofferto. Quindi anche se io sono d'accordo con te, se il Bari mantiene questo ritmo ha buone probabilità di farcela. Non sono ottimista come te, ma ha buone probabilità di farcela. Pubblicità. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. Acmei propone prodotti e soluzioni tecnologiche e integrate per impianti di luce, domotica e multimedia. Un team di professionisti supporta il cliente dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto. Presente con 13 punti vendita e un polo logistico. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. Kimi Räikkönen. When I race,
Hey, take my time. Otherwise, I take my time. Sorry, it's my first time in Monaco. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La performance è solo l'inizio. Vieni a scoprirle nell'allestimento veloce Launch Edition. Solo da Auto Club Group, concessionaria ufficiale FCA per Bari, Taranto e Massafra. Scopri di più su www.autoclubgroup.it. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra. Concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compeir, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più. Vieni a trovarci a Modugno Bari, oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Solo da Sogni Blu, materasso matrimoniale altezza 18 cm in polilatex a 198 euro. Il singolo costa solo 99 euro. 10 modelli di poltrone ti aspettano, a partire da 390 euro. Letti contenitori imbottiti dai design esclusivi. Sogni Blu è a Bari, in via Vincenzo Aulisio 19, centro commerciale Santa Caterina, uscita 9 della tangenziale. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid. A 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bart. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Elettrica Armenisa è impiantistica elettrica da quasi 20 anni e realizza impianti per case private, condomini e attività commerciali. Utilizziamo esclusivamente materiali certificati di alta qualità per garantire impianti sicuri e affidabili. Progetti eseguiti in conformità alle norme europee. Specialisti nell'installazione di antenne per il digitale terrestre, parabole Sky, impianti di sorveglianza a circuito chiuso e nell'automazione dei cancelli. Professionalità, prontezza e affidabilità al vostro servizio. Non sceglieteci a caso. Avete i migliori motivi per affidarci la vostra azienda o la vostra casa. Elettrica Armenise, via Lucera 9, Modugno, Bari o armeniseimpianti.it. Caffè Crème è l'esperienza sensoriale che aspettavi. Caffè Crème Academy è accademia del gusto per appassionati, cultori, professionisti. Formazione certificata della prestigiosa tradizione del miglior espresso italiano e non solo. Non chiamarla solo Academy, è Caffè Crème. Caffè Crème Academy è in via dei Bucaneve M3 a Modugno Bari. www.caffecreme.it. Forte Pan con semi di lino e girasole. Grazie al naturale apporto di Omega 3, aiuta a controllare il colesterolo. Tre fette ogni giorno per stare in forma. So che è buono, perché lo faccio io. Eccoci insieme con il Biancherosso TV Sport, con i nostri ospiti Pasquale Bianco, Caffè Crème e il tecnico Sergio Notariale. Peraltro una struttura della sua società, la Nick Calcio, il Bari si è venuto ad allenare la scorsa settimana perché insomma stanno cercando di rimettere in sesto l'antistadio. Insomma, avete visto che lo stadio in questo momento, le condizioni del Manterbose non sono impeccabili, è un momento di transizione, come si suol dire. Hai notato, hai visto qualcosa negli allenamenti di Vivarini la scorsa settimana? Sì, ho seguito un allenamento in particolare. Un ottimo allenamento, devo dire, ma non avevo dubbi. La cosa che mi ha più colpito è l'intensità in che l'allenatore ha messo già durante gli allenamenti, un allenamento ad alta intensità, uh-huh. E quindi importante, perché poi si trasferisce la domenica, questo correre, lottare, pressare,
senza molte pause, quindi un ottimo allenamento. Chiedo a Pasquale Bianco invece qual è dei nuovi arrivati il giocatore che ha suscitato maggiore interesse e curiosità? Ma sicuramente Laribi, lo vedo come se avesse giocato sempre nel Bari, cioè ha indossato la maglietta, è entrato in campo, è diventato leader, ho seguito qualche sua intervista, sembra di che sia qui da una vita, è proprio centrato come persona, come nuovo arrivo. Sì, come aggiungiamo nuovo. Anche Ciofani, perché pronti via, gioca, fa gol, è un giocatore, io l'ho detto dall'inizio, non lo dico adesso perché ha fatto gol, ma Ciofani e Laribi hanno una grande dote, a mio avviso, che serve sempre a una squadra di calcio, l'aver già vinto dei campionati. Giocatore d'esperienza, sa non come è che si fa. Due ragazzi, due esordienti, assolutamente, sono due giocatori che hanno vinto già il campionato, sono vincenti, quindi sanno come si vince, sanno come ci si allena, sanno come bisogna comportarsi, sono anche da traino per gli altri giocatori nello spogliatoio. Allora, Barbara Cirillo invece è per noi al San Nicola o nei pressi del San Nicola, perché oggi c'è comunque la ripresa degli allenamenti. Allora passiamo la linea a Barbara. Ciao Barbara. Antistadio, come ogni martedì la ripresa degli allenamenti, appena arrivato al campo mister Vivarini, stanno giungendo ora anche tutti gli altri giocatori, però sono arrivati al San Nicola anche i nuovi seggiolini, perché c'è un camion proprio lì alla porta 8 che in questi minuti sta scaricando i nuovi seggiolini biancorossi, che ricordiamo saranno posizionati una volta terminate le operazioni poi di smontaggio delle vecchie sedute, ovviamente un'operazione a cui si sta aggiungendo anche quella di livellare le gradinate con il cemento armato. Allora ecco che arrivano i giocatori biancorossi, ovviamente in gruppo. Vediamo di scorgere chi: Alessio Sabbione, Eugenio D'Ursi e Michael Foloruncio, i primi ad arrivare. E poi dietro tutti gli altri seguiremo questi allenamenti, questa seduta di allenamento oggi pomeriggio, che ricordiamo è la prima in cui ci saranno anche i nuovi arrivati, Pinto e Costantino. Quindi saremo pronti per catturare le immagini del nuovo gruppo biancorosso tutto al completo, ed è proprio Costantino, dietro lo vedo in lontananza, credo vicino a Francesco Corsinelli, ah no, era Valerio Di Cesare, non era Sabbione, da lontano sono simili, Berra e Terrani, e poi Pinto, subito dopo dietro, Corsinelli e Costantino, sì. La prima loro passerella qui al San Nicola. Vediamo questo Rocco Costantino, insomma, che è un personaggio che anche per nome e cognome che ha, insomma, suscita una certa curiosità, anche perché davvero abbiamo visto l'emozione di un ragazzo che si è sentito, come dire, in uno stadio diverso, entrando, giocando uno scampolo di partita l'altro giorno. Si è capito, insomma, che quanto tenga a giocare con il Bari. Sono quei piccoli personaggi che poi possono diventare grandi agli occhi dei tifosi. Assolutamente, assolutamente. È bello vedere l'emozione nei giocatori, perché vuol dire che ci tiene, e abbiamo avuto anche dei giocatori in passato che non ci hanno dato questo, no? Assolutamente. Cioè, che sembravano assenti nel anzi, qualche volta ci hanno giocato pure contro, pensa un po'. Allora, torniamo tra poco da Barbara Cirillo, per adesso proporrei il secondo spazio della conferenza stampa di oggi del direttore sportivo Matteo Scala, dove parla anche degli ultimi arrivati. Allora, io Rocco lo conosco da qualche anno, perché addirittura quando era a Carpi lo volevo prendere, l'avevo portato qualche giorno in ritiro, poi l'allenatore del tempo, secondo me magari anche sbagliando, mi disse che non era pronto, andò all'Alto Adige e fece 15 gol. Poi fu ceduto alla Triestina, l'anno scorso mi pare che ha fatto una decina di gol, è un calciatore che fa gol, in campionato di Lega Pro arriva tranquillamente in doppia cifra, è un attaccante di categoria, ma soprattutto ha una cosa che è fondamentale per il mister, che è quella che i calciatori che prima stavano in panchina non avevano, che è quella che per lui Bari è come essere al Real Madrid. Domenica è entrato, era emozionato, correva dietro a tutti. E si sta giocando una chance importantissima a 30 anni. A volte è meglio prendere un giocatore con queste motivazioni piuttosto che magari prendere giocatori che vengono qua pensando di essere sprecati
e vengono qua solo per soldi, come quelli di cui magari parlavate prima, con cui magari ci potevamo riempire la bocca facendo botti di fine mercato, ma non, che non sarebbero stati funzionali. Quindi qua stiamo parlando di un ragazzo che l'anno scorso lo volevano tutti, squadre di Serie A, squadre di Serie B, ha fatto due campionati straordinari e purtroppo a inizio anno si è fatto male. Con un fisico del genere è evidente che si faccia fatica ad entrare in condizione non giocando. Quindi lo stiamo allenando più degli altri, sta facendo doppie sedute, sta facendo tanti sacrifici. Domenica è entrato molto bene e ha dimostrato di essere un calciatore che se impara qualche cosa può giocare tranquillamente in Serie A. Sì, anche oggi questa è una notizia che vi volevo dare, abbiamo raggiunto l'accordo per entrambi per il rinnovo fino al 2022 e adesso a breve formalizzeremo, però è chiaro che con il mercato aperto è stata una cosa che è passata un pochettino più in secondo piano, però io avevo l'accordo sulla parola con entrambi. Con Bianco e Amlidi che saranno due punti fermi. Insomma, motivi di discussione su quello che ha detto il direttore sportivo ce ne sono? No, sì, la cosa magari i tifosi si aspettavano un nome altisonante per l'attacco. Mm-hmm. Hanno preso un giocatore, come ha detto lui, funzionale, perché non vogliono dare problemi alla coppia Simeri-Antenucci, che fino a mo' stava facendo bene. Quindi hanno preso un giocatore che sta in panchina, che quando entra... Giusto come scelta, tu che sei un allenatore che ha avuto spesso dei binomi vincenti. Tu in verità mi ricordo che un anno avevi Antonicelli e Buccolieri, ma prendeste anche Caserta, ricordo bene, che non era l'ultimo arrivato. Non era l'ultimo arrivato, erano tre buoni giocatori, ma se devo parlare come tecnico, sicuramente Matteo Scala ha conosciuto lui, è stata una sua scelta questa di Costantino. Quindi è un giocatore che lui voleva già ai tempi del Carpi, come ha già detto, e quindi sono sicuro che, siccome se lo gioca in prima persona, sono sicuro che sia un giocatore funzionale al progetto Bari. Io avrei preso un giocatore più all'altezza di Antenucci e Simeri, perché due, magari un infortunio o magari durante la partita, un giocatore più pronto in questo momento. Questo è un bel tema, è un bel tema. Il gioco di Vivarini prevede anche che non siano solamente loro a segnare. Uh-huh. Dovrebbe essere un contributo di Laribi. I gol dei centrocampisti sono mancati sino a questo momento, correggimi se sbaglio. La scelta sono solitamente goleador nella squadra, no? Quindi stai tranquillo da questo punto di vista. Sì. Andiamo in pausa pubblicitaria, poi parliamo di Foloruncio, d'Ursi, perché insomma si è fatto accenno anche a questi come giocatori che andrebbero assimilati a nuovi acquisti, perché abbiamo avuto così poco da loro per una serie di motivi nel girone di andata, che nel girone di ritorno d'Ursi, che addirittura è stato premiato come miglior giocatore della Serie C dello scorso anno, credo che oggi abbia ricevuto il premio, o ieri, miglior giocatore del girone C della Serie C per quello che ha fatto a Catanzaro. Cioè, ne abbiamo un giocatore che è stato il migliore in assoluto in Serie C, ma che sino a questo momento, complice un infortunio che ha portato via due mesi, non ha dato l'apporto desiderato. Quindi davvero. E poi Foloruncio, come diceva Matteo Scala, era uno dei giovani più interessanti dello scorso campionato. Quindi io direi occhio anche ai rinforzi che già avevamo in casa. Però andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme. Leggero, fragrante, con metà sale e tutto il buon sapore del pane. Forte pane di semola, con 50% di sale in meno. Mangiare bene ti fa bene. So che è buono, perché lo faccio io? City Moda è presente a Modugno e presso il parco commerciale Barimax. Acmei propone prodotti e soluzioni tecnologiche e integrate per impianti di luce, domotica e multimedia. Un team di professionisti supporta il cliente dalla progettazione alla realizzazione dell'impianto. Presente con 13 punti vendita e un polo logistico. Cerca Acmei sui social o digita acmei.it. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato, che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri.
CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Devi avviare un nuovo cantiere? Devi far fronte a situazioni impreviste? Hai mai pensato di noleggiare per avere macchinari sempre all'avanguardia? Ora puoi, e per quanto vuoi, per un giorno, per una settimana, per un mese. La SG Service Sud è leader nel settore edile, stradale e movimento terra, concessionaria dei marchi Takeuchi, 10, Mosa, Compair, Atlas, Simex. Offre servizio di assistenza e ricambi. Scopri di più, vieni a trovarci a Modugno Bari, oppure contattaci allo 080 537 5521 o visita il nostro sito www.sgservicesud.it. Kimi Räikkönen. When I race, they take my time. Otherwise, I take my time. La vita, più bello della vita non c'è niente. Sorry, it's my first time in Monaco. Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La performance è solo l'inizio. Vieni a scoprirle nell'allestimento veloce Launch Edition. Solo da Auto Club Group, concessionaria ufficiale FCA per Bari, Taranto e Massafra. Scopri di più su www.autoclubgroup.it. Overtech rivoluziona la verniciatura industriale di manufatti metallici per aziende e privati, con l'affidabilità e la durabilità delle polveri termoindurenti. Con Overtech nessun limite di dimensione ai vostri elementi, garantendo la massima qualità nel minor tempo di esecuzione. Overtech, strada statale 96, chilometro 119,7 Modugno. Telefono 080 50 61 920. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid a 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari, concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e Bart. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Polo di riferimento per vetture usate plurimarca e chilometri zero certificato DAS Feltauto. Nuovo centro usato Volkswagen Zentrum Bari. Vieni a scoprire tutte le offerte. Poche gocce d'acqua e gli ingredienti che vuoi tu per creare in un attimo mille ricette fresche e gustose. Friselli di Altamura Forte. Una tradizione buona, semplice e sana. So che è buona! Perché la faccio io? Eccoci insieme con la terza e ultima parte del Biancherosso TV Sport. Tra poco torniamo dalla nostra Barbara Cirillo, che sta seguendo l'allenamento del Bari come ogni martedì. Volevo chiedere però a Sergio Notariale, parlavamo di Dursi e Foloruncio, che idea hai di questi due giocatori? Io li ho chiamati davvero i rinforzi aggiunti del mercato di gennaio. Ma sicuramente Dursi è stato uno dei migliori l'anno scorso, ha fatto benissimo nel Catanzaro, è un'ottima alternativa in attacco, anche se lo vedo più come esterno, magari non come punta principale del Bari. Mentre Foloruscio è un ottimo centrocampista, ha un ottimo tiro, secondo me è un centrocampista che potrebbe fare diversi gol durante la stagione. Fino a mo' l'abbiamo visto pochissimo, però sta giocando poco e quindi. Però sono convinto che se gioca con più continuità qualche gol, il suo contributo di gol lo può dare, perché ha un tiro veramente eccezionale. Incredibilmente il Bari non ha gol dai centrocampisti, zero gol praticamente. Abbiamo preso la Ribi, secondo me, anche per questo. La Ribi è un giocatore che può fare gol. Però di quelli poco che giocano in mezzo al campo, Scavone è uno che fa gol non ancora segnato. Scavone e Lecce ha segnato parecchi gol. Schiavone è un altro che ha il tiro dalla distanza, sa battere le punizioni, anche lui in questo momento tra un mezzo autogol, insomma alla fine anche lui è praticamente a digiuno. Bianco idem con Patate.
Folo Runcio, ha fatto un gol. Ti ricordi? Prima di andare via, segnato. Però i difensori sì, stanno facendo anche bene, stanno facendo gol. Quindi Maita mi pare che ha fatto. Anche Maita ha fatto gol all'esordio. Sì. Andiamo da Barbara Cirillo intanto, e poi Pasquale Bianco. Consigliere il caffè giusto per uno che sta allo stadio a prendere un po' di... Oddio, la temperatura è buona, temperatura comunque, è gradevole, gradevole. Però, insomma, è l'ora del, caffè, quindi. Quindi chiedo a Pasquale Bianco di darci la proposta caffè creme delle 3 del pomeriggio. Barbara. Sì, Enzo, allora è iniziata la seduta di allenamento quotidiana, si riparte dopo la gara contro il Francavilla, si riparte all'antistadio dove la squadra era mancata per tutta la scorsa settimana, c'era da ripristinare il manto erboso che come vedete si sta piano piano ripristinando grazie al lavoro della ditta De Grecis che sta operando da qualche settimana proprio qui sul campo su cui il Bari si allena quotidianamente. Ci sono tutti in gruppo, tutti tranne ovviamente Zaccaria Mlili che sta recuperando un recupero ovviamente in solitaria per lui, però in gruppo si è unito anche Valerio Di Cesare, un piccolo riscaldamento a parte per il capitano del Bari, ma poi è rientrato in gruppo, si sta allenando insieme a tutti. Ovviamente sono le prime immagini, lo diciamo, lo ripetiamo, del primo allenamento del nuovo gruppo del Bari. Ci sono proprio tutti agli ordini di mister Vivarini, continueremo a seguire ancora per qualche minuto le immagini, se volete ci ricolleghiamo dopo, altrimenti vi saluto qui. Va bene, vediamo un po' se abbiamo ancora del tempo. Intanto abbiamo un discorso in sospeso. Cosa offrire? Come, esatto? Ma io offrirei un espresso specialty, un caffè Red Lion con sentori di frutti di bosco. Ok. E cioccolato. Si sente, si avverte? Si proprio, sente sì. Proprio forte. Oh. Sono delle qualità che non è detto che si possano trovare sempre sul mercato. Si chiamano specialty perché sono stati valutati da assaggiatori come tali. Infatti. Quindi infatti. Piccoli lotti, piccole produzioni. Mi hai fatto venire voglia. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Magari prendiamo un'ultima telefonata. Però vi chiedo a Sergio Notariale. Domenica e lunedì avremo un'altra giornata da mille la notte, perché domenica gioca il Bari a Monopoli, ricordo la partita alle 17:30, sì. E invece il giorno dopo c'è lo scontro diretto Regina Ternana. È un bivio della stagione questo, secondo te, oppure come spesso accade quando ci sono grandi aspettative, tanto rumor per nulla? Perché abbiamo visto l'altra volta, c'è stato un altro incrocio, Monopoli Ternana X, Regina Bari X. Io sono dell'idea che il campionato si decide invece, e ho fatto l'esempio della Sicula Leonza non a caso, nella capacità della grande squadra di prendere tutti i punti possibili con queste squadre di medio-basso livello, un po' come è accaduto negli anni alla Juventus, che la differenza la faceva in queste partite. Sì. No, sono d'accordo con te, perché non siamo a fine campionato. Se stavamo a fine campionato magari potevano essere partite quasi determinanti. Ci sono tantissime partite dopo, quindi tanti punti a disposizione, e quindi è uno snodo però importante, secondo me è importante, perché sono partite delicate, chi vince anche dal punto di vista psicologico è avvantaggiato nei confronti delle concorrenti. Bello vedere intanto le immagini dell'allenamento del Bari, insomma credo che facciamo una cosa gradita anche al nostro pubblico da casa, che vede iniziare la settimana ai beniamini in bianco-rosso. Il Monopoli. Io apprezzo molto l'allenatore, mi piace molto il profilo anche umano di Scienza, uno sorridente, positivo, e devo dirti che il Monopoli mi ha sorpreso non perché sta lì in quella posizione classifica, ma perché dopo due sconfitte in casa, a un certo punto a cavallo dei gironi credo, abbiamo perso due partite in casa, poi come se nulla fosse è andata a vincere due partite in trasferta, tra cui quella di Catanzaro, ha pareggiato lo scontro diretto da Ternana ed è andata a vincere comunque a Catania. È vero che Catania è un po' in disarmo in questo momento, però non è mai sempre facile vincere da quelle parti. Che idea si è fatto di questa squadra? Il Monopoli è la vera rivelazione di questo campionato, è una squadra con tanti giovani, stanno lanciando tanti giovani interessanti. L'allenatore sta lavorando benissimo e la società ha lavorato benissimo. Io mi ricordo quando allenavo io, che ho fatto diversi derby a Monopoli col Fasano, quindi giostrava a quei livelli.
Invece questa società è stata capace di prenderla in C, di consolidarli, e addirittura adesso si trovano a giocare. È un momento storico, se vogliamo. Un momento storico, si trovano a giocare una partita importantissima col Bari ai vertici della classifica di C. Quindi veramente un plauso alla società e all'allenatore, perché stanno facendo veramente un campionato eccezionale. Prima di chiudere, Pasquale Bianco, Caffè Creme, chiedo che sapore ha un derby come quello tra Monopoli e Bari, perché insomma è un derby anche abbastanza atipico, se vogliamo, perché noi siamo abituati a vedere altri derby. Monopoli Bari, che derby è? Ma secondo me abbiamo da recuperare due punti, nel senso che... Fu la prima di Vivarini, arrivò la sera prima e il giorno dopo allenò la squadra. Quindi sì, penso che questa volta Monopoli vinciamo, uh-huh. Ho questa sensazione, e la Ternana vince con la Regina. Sarebbero 20... risultati utili per Vivarini, record storico per il Bari, andiamo, che è eguagliato con le 19 partite di Cornacchini, però era in Serie D, quindi insomma è un momento anche molto particolare della stagione. Io ringrazio i miei ospiti, Pasquale Bianco e Sergio Notariale. Grazie Sergio per essere stato con noi, complimenti a Samuele Neleglia che rimane nei nostri cuori, prima partita con la maglia della Fermana, per dire che patrimonio aveva e ha il Bari, uno che non giocava mai nel Bari va a giocare con la Fermana e decide il derby a San Benedetto, 1-0 San Benedettese di Montero, Fermana, gol di Samuele Neglia, chiaramente un abbraccio all'ex biancorosso. Che gol, scrive un amico, non so se è Maita o chi gli ha regalato questo non riesco a leggere, vabbè, comunque è un giocatore del Bari che praticamente gli fai i complimenti per il gol che ha deciso questa partita, dimostrazione che anche chi è andato via faceva parte del gruppo, era uno dello spogliatoio biancorosso. Questo è un aspetto molto importante a lunga scadenza. Grazie ancora ai miei ospiti e buon proseguimento di giornata. Tra poco l'SOS Telebari, si parla ovviamente dell'AMIU, quindi insomma una trasmissione durante la quale potrete fare le vostre domande in diretta. Tra poco.